Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Scusate se questi primi istanti saranno di prova tecnica. Adesso proverò, visto che bisogna passare la parola ai singoli speaker, passerò la parola per esempio a Silvia Stabile, se mi sente, così verifichiamo se il passaggio funziona. Mi sente? Buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Ok, perfetto. Ottimo, grazie mille per essersi prestata a questa presentazione. A questo punto, nel presentarvi, io vi passerei singolarmente la parola per verificare se effettivamente tutti e tutte riuscite a trasmettere e così poi possiamo cominciare con più agevolezza. In ogni caso, voglio salutare tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Benvenuti, benvenute. Questo è il secondo appuntamento di una vera e propria rassegna all'interno di Rome Museum Exhibition dedicata a quella che viene chiamata la sfida della trasformazione digitale. In questa sessione si parlerà di strategie, contenuti, esperienze per l'accessibilità di collezioni e raccolte di musei, archivi e biblioteche, ma anche di proprietà intellettuale e diritti d'autore. Con me a parlare di questi argomenti, come vi dicevo, abbiamo Silvia Stabile che avete già potuto vedere, lei è avvocata e docente che si occupa di diritto dei beni culturali. Facciamo di nuovo il saluto di rito per appunto confermare che ci sentiamo tutti. Buongiorno. Perfetto, poi vediamo qui nell'elenco, vedo subito in ordine, do precedenza alle donne. Laura Fornara, verifichiamo se. Buongiorno a tutti. Perfetto. Laura Fornara della Fondazione 1563 e della Compagnia di San Paolo. Poi abbiamo Laura Moro che lavora è direttrice dell'ICCD. Sì, buongiorno, direttrice dell'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale. Grazie mille. E poi abbiamo, successivamente ci raggiungerà Enrico Bellini da Google. Ma nel frattempo abbiamo anche Andrew Ellis, direttore di Art UK. Buongiorno, very good to be here. Thank you, Yasmin. Abbiamo Alessandro Bollo, direttore del Polo del Novecento. In fondo lo salutiamo. Buongiorno a tutte e tutti, spero mi sentiate adesso, che abbiamo risolto forse i problemi. Buongiorno, grazie mille. Come vi dicevo, parlo proprio di una necessità. Ora, al di là della situazione pandemica che ci costringe comunque a dover reperire materiale online, l'accessibilità è un problema di estrema attualità, nella misura in cui l'accessibilità fisica in alcuni luoghi magari richiede tempo, denaro, che non tutti, non tutte dispongono per poter avere materiale utile per la ricerca, per lo studio o anche per il diletto, perché no? E quindi è importante affrontare questo problema. Perché chiaramente da ricercatrice è difficile ottenere dei materiali per fare ricerca in questo momento storico. E a fronte di una consapevole denuncia che porto avanti personalmente, sono felice di essere insieme a persone che rappresentano esempi virtuosi di miglioramento della situazione, consapevoli di tutte le problematiche che attivarsi per l'accessibilità e la digitalizzazione di materiali porta con sé. Quindi io innanzitutto vorrei lasciare la parola a Silvia Stabile, proprio perché non bisogna trascurare che nella sfida sono coinvolte parti in causa come il diritto d'autore, quindi anche aspetti legali rispetto a poter fruire online di alcuni materiali. Grazie mille. Buongiorno a tutti, posso condividere delle slide che ho predisposto? Vediamo un attimo di fare
questo procedimento. Dovrebbe essere così. Le vedete le slide? Immagino di sì. Scusatemi, solo un secondo. Benissimo, ecco, quello che abbiamo assistito in questi mesi è stata un'accelerazione dei processi di digitalizzazione dei contenuti museali. Questo ha consentito un ampliamento della gamma dei contenuti accessibili al pubblico, sia sui canali proprietari dei musei come i siti web e le applicazioni, ma anche sui canali non proprietari, in particolare i social e media network e piattaforme online di distribuzione dei contenuti culturali come Google Arts and Culture, Europeana, YouTube e Instagram. Secondo una ricerca condotta da Nemo, più del 60% dei musei ha incrementato la propria presenza online, mentre i canali digitali hanno generato ricavi nel 13,4% dei casi. Le soluzioni adottate sono molteplici, abbiamo sicuramente la modalità più frequente è stata quella delle visite virtuali guidate online, però anche il podcast, che è un nuovo mezzo che viene utilizzato, che è stato largamente utilizzato durante il periodo del lockdown, è uno degli strumenti privilegiati. Eccoci qua, questi sono alcuni esempi di iniziative che sono state condotte a livello mondiale e in particolare, come vi dicevo, Museo City, che è un'associazione, quindi non è un museo, ma è un'associazione che promuove le attività culturali museali di Milano, ha lanciato il podcast Pausa Caffè Museo City. Questa è un'altra iniziativa molto interessante del Getty Museum, che è inclusiva perché ha coinvolto gli utenti nella reinterpretazione di opere d'arte iconiche delle collezioni del museo. E poi una definizione. Allora, secondo una definizione di ICOM, per museo digitale si intendono essenzialmente tre categorie di musei. Uno è il brochure museum, che sono essenzialmente delle pagine web, quindi dei siti pensati per veicolare al pubblico delle informazioni di carattere generale sulla mission, sul progetto formativo e scientifico, sulla storia di un determinato museo. Esiste poi il cosiddetto content museum, che sono delle banche dati digitali dedicate alle collezioni museali, all'interno delle quali si possono sfogliare e vedere le immagini che riproducono le opere d'arte del museo. E poi abbiamo il vero e proprio virtual museum, che è una piattaforma online che dà la possibilità e un livello di fruizione culturale simile a quello offerto dall'esperienza dal vivo. Nei virtual museum l'interazione degli utenti è molto, molto importante e molto presente. E infatti conosciamo questa modalità di creazione dei contenuti da parte degli utenti e di caricamento all'interno del virtual museum. Quindi sono quelli che si chiamano user generated content oppure visitor generated content. E veniamo ai principali profili giuridici interessati dalla digitalizzazione dei contenuti museali. Innanzitutto abbiamo il diritto d'autore sui contenuti creati o anche ricreati dagli utenti e dai visitatori di virtual museum.
Un altro profilo è quello della privacy e della tutela dei dati personali, diritti anche all'identità personale, diritti d'immagine e potenziali violazioni di diritti di terzi, anche di rilevanza penale, come nel caso di contenuti o affermazioni di carattere diffamatorio. È per tali motivi che i musei si sono dotati di policy, regolamenti e di termini e condizioni giuridicamente vincolanti per la creazione degli user-generated content e anche per l'uso dei contenuti culturali digitali. Allora, intanto, sia per quello che riguarda contenuti museali in formato analogico, che subiscono quindi un processo di digitalizzazione, ma anche per tutti quei contenuti che sono nativi digitali, cioè che nascono direttamente nell'ambiente digitale, come ad esempio immagini digitali che riproducono le opere d'arte, occorre distinguere, in base alla normativa in materia di diritto d'autore, tra materiali protetti da diritti d'autore e materiali di dominio pubblico. Come sappiamo, la durata dei diritti economici d'autore è pari a tutta la vita dell'autore 70 anni dopo la sua morte. E una volta che i diritti d'autore scadono, le opere possono essere liberamente utilizzate. Ovviamente al regime di protezione dei diritti d'autore fanno eccezione le utilizzazioni libere. Ne ho portata una di esempio, sono molte le utilizzazioni libere, è libera ad esempio la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui a scopi di ricerca, di attività privata di studio sui terminali che hanno tale unica funzione che sono all'interno dei musei, limitatamente alle opere o agli altri materiali contenuti nelle loro collezioni e che non siano però soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione di licenza. Io devo purtroppo accelerare perché vedo che sono già, è già mezzogiorno e quindi dovrò, tagliare un po' il mio intervento. In ogni caso, accanto, diciamo, alle opere protette, da diritti d'autore, vi è anche l'opera considerata come bene culturale. E qui, le norme in materia, di riproduzioni, dei beni culturali, contenute nel codice dei beni culturali, ci dicono cosa, è possibile fare e cosa no. Noi sappiamo che per riprodurre e quindi utilizzare delle immagini che riproducono i beni culturali, dobbiamo farne richiesta al MIBACT e pagare un corrispettivo che è parametrato alla destinazione delle riproduzioni e ai benefici economici che ne derivano al richiedente. Ad esempio, qualche tempo fa ci siamo occupati di fornire assistenza legale a una società celebre società della moda che intendeva riprodurre sui propri abiti dei mosaici di Piazza Armerina. Ecco, questa attività è quindi creare una collezione di moda che riproducesse questi beni culturali. Ecco, questa attività deve necessariamente passare attraverso queste formalità di richiesta preventiva al Ministero, pagamento di un corrispettivo che in questo caso, nel caso della collezione della moda, andava parametrato ovviamente agli attesi risultati di fatturato che la casa di moda avrebbe conseguito con la commercializzazione delle proprie collezioni. Esiste una direttiva che deve essere ancora recepita in Italia nel 2019 in materia di diritto d'autore nel mercato unico digitale. Qui la direttiva vuole incentivare la circolazione delle riproduzioni di opere di dominio pubblico, perché questo favorisce l'accesso alla cultura, al patrimonio culturale e anche la sua promozione.
Questa direttiva noi non sappiamo come verrà interpretata o come verrà recepita in Italia, anche se il nostro legislatore, diciamo, non si discosta mai dal testo della direttiva. E esiste una previsione che dice che la scadenza di durata di protezione di un'opera delle arti visive, quindi limitatamente a quello, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera, inclusa la sua digitalizzazione, non è soggetto al diritto d'autore. Questo però non impedisce, ed è presente in un considerando della direttiva, agli istituti di tutela del patrimonio culturale di commercializzare le riproduzioni. La direttiva fa riferimento a cartoline o altro merchandising museale, ma sappiamo che esistono anche molti e più ampi prodotti. Ecco, quindi che cosa è necessario fare? È necessario, quando si attua una strategia digitale, fare un'attenta analisi specifica dei diritti sui contenuti museali, quindi attraverso una due diligence, adottare comunque delle policy, dei regolamenti d'uso a tutela sia del museo che dei visitatori e fruitori, e osservare le best practice di settore, che sono generalmente adottate sotto l'egida di ICOM. Io vi ringrazio per avermi ospitato e lascio la parola al successivo relatore. Grazie mille, intervento molto prezioso proprio per queste puntualizzazioni non affatto scontate. E adesso vorrei lasciare la parola proprio a Laura Fornara, proprio perché, come stavamo dicendo all'inizio, ci sono degli esempi virtuosi che possiamo prendere a modello e quello che ci racconterà Laura sicuramente è considerato tale. Grazie mille. Grazie mille. Buongiorno a tutti, anch'io ho preparato qualche slide per raccontarvi un po' cosa fa la Fondazione 1573 per l'arte e la cultura della Compagnia di San Paolo, che è un ente strumentale della Compagnia di San Paolo, la fondazione Grammaking di origine bancaria presente a Torino. Dunque, vediamo queste slide. Scusate l'attesa. Riuscite a vederle? Ok, credo che così si vedano. La Fondazione 1573 fondamentalmente ha due attività, è un ente culturale operativo, si occupa della salvaguardia, della valorizzazione del patrimonio culturale, soprattutto del patrimonio che custodisce, che è l'archivio storico della Compagnia di San Paolo, un archivio ininterrotto dal 1563, e che rappresenta una tra le più importanti fonti per la storia della filantropia e la storia del credito. E inoltre la Fondazione promuove attività di ricerca nell'ambito delle discipline umanistiche. Le nostre attività, appunto, quindi sono di gestione, conservazione e valorizzazione dell'archivio storico. Abbiamo poi un programma Humanities che raccoglie quattro filoni di intervento, tra cui appunto un programma di alti studi sul barocco, un programma di alti studi sui temi di Global History, un progetto volto alla valorizzazione delle biblioteche di ricerca di Torino e un progetto più legato a digital humanities e in particolar modo alla valorizzazione in chiave digitale del nostro patrimonio fotografico. Abbiamo poi un altro progetto molto interessante, Memoria del lavoro e dell'industria, volto a valorizzare il ruolo e la storia
che l'industria e i fenomeni hanno avuto sul territorio del Nord-Ovest. Colgo questa occasione, per me è molto importante essere questo panel, per raccontarvi un po' come le tecnologie digitali hanno influenzato come dire, anche il nostro modo di lavorare e di occuparci in primis del nostro grande patrimonio rappresentato dall'archivio storico. Noi abbiamo fatto una scelta precisa, una scelta di ambito culturale e civile, cioè di mettere a disposizione il più possibile questo patrimonio, non soltanto per gli studiosi, ma proprio per i cittadini che da questo patrimonio possono, in questo patrimonio possono trovare una fonte importantissima per conoscere la storia della loro città e del territorio dove ha operato la Compagnia di San Paolo e successivamente l'Istituto Bancario San Paolo. Per darvi un'idea della consistenza, parliamo di 2 chilometri di documentazione, di 4 biblioteche e anche di fondi che nel corso del tempo sono stati acquisiti dalla Fondazione, tra cui il Fondo Gallo, che è un importantissimo fondo archivistico per la storia dell'architettura, e il Fondo Dragone, che è un patrimonio straordinariamente importante per la storia dell'arte. Quindi, come dire, il nostro patrimonio in realtà nel corso del tempo si è arricchito ulteriormente. Le attività che noi facciamo appunto sono di conservazione, quindi come dire, dei progressivi riordini, ma anche di assistenza professionale a quelli che sono i nostri utenti e dell'ampliamento dell'accesso. Chiaramente la digitalizzazione del nostro patrimonio è stata fondamentale per consentire la divulgazione dei contenuti e del patrimonio che custodiamo. Cerchiamo che facciamo in modo di far sì che questo patrimonio sia oggetto di studi e ricerche e soprattutto cerchiamo di collaborare il più possibile in partnership con altre istituzioni del territorio, tra cui per esempio vedo Alessandro Bollo, il Polo del Novecento, e come dire, cercando di condividere anche delle prassi e fare in modo che tutti i patrimoni archivistici possano essere messi a sistema per potenziare il proprio impatto sulla comunità. Brevemente vi racconterò un case history di come gli strumenti digitali hanno consentito di mettere a disposizione dei cittadini questa fonte importantissima. Noi abbiamo la fortuna, dal punto di vista proprio dell'importanza del materiale che custodiamo, di di avere il fondo archivistico del servizio EGELI dell'Istituto Bancario San Paolo. Che cos'è questo fondo? È fondamentalmente tutta la documentazione che la banca raccolse quando, a seguito delle leggi razziali, l'Istituto San Paolo fu delegato dall'ente di gestione e liquidazione immobiliare nazionale di gestire gli espropri ai beni ebraici. È un fondo dal punto di vista storico di un'importanza straordinaria e il nucleo centrale è rappresentato da tutti i fascicoli dei sequestri e delle confische che furono perpetrate ai danni degli ebrei a seguito appunto della promulgazione delle leggi razziali. Parliamo di 6.300 unità archivistiche, oltre 100 metri lineari di fascicoli e registri. Ci sembrava che un patrimonio così importante dal punto di vista storico dovesse rappresentare, come dire, uno strumento per conoscere questa storia che ha un significato che è necessario tramandare, non dimenticare e che deve essere sempre come dire, discusso e attuale in tutte le discussioni.
Quindi abbiamo chiaramente fatto delle attività propedeutiche perché questo patrimonio fosse maggiormente disponibile e se ne potessero veicolare contenuti, quindi chiaramente tutte le attività di schedatura, di ricondizionamento. Questo patrimonio è stato ovviamente digitalizzato, è stata fatta una redazione dell'inventario digitale. Dopodiché abbiamo cominciato a lavorare per valorizzarlo e per diffonderlo. Chiaramente senza gli strumenti digitali questa operazione non sarebbe stata fattibile con i risultati che invece ha avuto. Per cui, appunto, come dicevo, innanzitutto ci siamo integrati con altri istituti, il Polo del Novecento, ma siamo riusciti a fare una mostra e c'è un sito dedicato sul sito della nostra fondazione e abbiamo utilizzato degli strumenti digitali per favorire la ricerca e l'indagine su questo patrimonio. Vedete, credo, un'immagine dove appunto c'è la localizzazione, per esempio, di tutte le case che vennero confiscate a Torino. Da questo progetto è nato un progetto bellissimo, non lo dico solo io, ho avuto ovviamente, ma ho avuto molti riconoscimenti, e è il progetto Le Vite. Ed è un esempio di come oggi un archivio in realtà possa diventare uno strumento importantissimo di public history e di archivistica partecipata. Le Vite fondamentalmente raccoglie documenti attraverso anche l'uso di archivi privati e quindi, come dire, c'è stata anche una richiesta di partecipare a questo progetto da parte di tutti i cittadini e di tutta la cittadinanza che in qualche modo si sentiva coinvolta e poteva come dire, favorire la circolazione di questi messaggi, dove il risultato è quello di mettere in evidenza la relazione molto forte che esiste tra la documentazione d'archivio e soprattutto quelle che sono state le vite dei protagonisti di questa storia. Considerate che noi nel Fondo Geli appunto disponiamo per esempio di specifiche descrizioni di tutte le case che sono state confiscate, di tutti i beni che sono stati confiscati e quindi come dire, legare a questi aspetti come dire, di cose delle persone, cioè far capire che dietro tutto questo c'era stata la storia di famiglie, la storia di persone, tantissime persone che purtroppo non sono più potute tornare a vivere quelle case. È stato un esperimento per me veramente importantissimo e di come appunto un archivio può diventare anche uno strumento di consapevolezza per il pubblico e chiaramente di come gli strumenti digitali favoriscano la trasmissione di questi messaggi, chiaramente la loro divulgazione e anche il numero delle persone che possono partecipare a questa attività della collettività a favore della conoscenza di materiali storici. È stato un progetto che ci ha consentito, tra l'altro, di lavorare con tantissimi altri archivi e soprattutto di lavorare con le scuole, è un tema per noi importantissimo. Faccio un altro esempio, completamente diciamo diverso, ma che sempre mette in evidenza come in realtà la rivoluzione digitale ha favorito l'attività di fondazioni culturali come la nostra. Per esempio, noi appunto abbiamo da molti anni questo programma di sviluppo degli altri studi sul tema del barocco e in questo filone di interventi abbiamo fatto un progetto molto bello in partnership con la Fondazione Torino Musei e il Centro Conservazione e Restauro della Bienaria Reale, dove fondamentalmente abbiamo analizzato quella che è stata una mostra importantissima per la storia del barocco piemontese, la mostra del 1937 a cura di Vittorio Viale.
Questa mostra straordinaria non ebbe un catalogo e quindi per gli studiosi chiaramente è venuta a mancare quello che è lo strumento principe della ricerca da questo punto di vista. Noi abbiamo, grazie al fondo archivistico fotografico della Fondazione Torino Musei, che ha conservato alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna, che ha questo archivio straordinario, abbiamo lavorato su questo archivio, sono state restaurate le lastre fotografiche appunto presso il Centro di Restauro di Venaria e attraverso questi materiali siamo riusciti a ricostruire la mostra del 37 in formato fondamentalmente virtuale. Sul nostro sito appunto è possibile vedere il percorso espositivo della mostra, tantissime immagini di quelle che sono le fotografie, di come erano allestiti gli spazi, le opere e soprattutto quello che rappresenta un progetto di questo tipo è la possibilità comunque di continuare l'implementazione della ricerca, nel senso che è possibile chiaramente di volta in volta fare dei focus tematici oppure arricchire di volta in volta dei contenuti diversi. È un progetto che è stato per noi molto interessante e che speriamo di poter replicare anche con altri casi. Però di nuovo è un esempio di come oggi le nuove tecnologie consentano di valorizzare con veramente risultati interessanti un patrimonio come è quello degli archivi. Non mi dilungo perché non vorrei rubare tempo agli altri colleghi del panel e per cui vi ringrazio moltissimo per il tempo che mi è stato dedicato nella presentazione. Grazie a lei, molto interessante e molto prezioso il concetto di archivio come strumento di consapevolezza. E a partire da questo lascerei la parola proprio ad Alessandro Bollo, visto che è stato citato dalla dottoressa Fornara. Sì, intanto buongiorno a tutti, grazie per avermi coinvolto in questo panel. E devo dire che sono molto d'accordo con le cose che ho sentito da chi mi ha preceduto in entrambi i due interventi e se provo anch'io vorrei condividere una piccola presentazione rispetto a quanto stiamo facendo al Polo Novecento. Premetterei, come dire, una considerazione di carattere generale, se volete. Prima si parlava giustamente di accelerazione derivante da questo periodo di gestione dell'emergenza Covid, anche noi effettivamente ci siamo trovati a essere sollecitati sul fronte dell'accelerazione e in termini di consapevolezza delle potenzialità che il digitale sta dando ai luoghi della cultura, alle istituzioni culturali, tra cui anche gli archivi e le biblioteche, e dall'altro alla necessità effettivamente di, per i mesi, per gli anni che arriveranno, investire da un punto di vista proprio della capacità strategica nella logica ovviamente di pensare un'accessibilità alla cultura che discrimini tra fabbisogni, forme di utenza molto diversificate e quindi anche i ragionamenti che vorrei riuscire ad andare a fare rispetto a quello che sta succedendo al Polo derivano anche da questa sempre crescente consapevolezza dell'importanza appunto di avere anche tipologie di destinatari molto diversi che sono in qualche modo avvicinabili, coinvolgibili ai contenuti con modalità, con formati, con linguaggi, con processi differenti che richiedono sicuramente anche competenze non sempre presenti all'interno delle istituzioni culturali ed è il motivo per cui questa è stata secondo me una stagione sicuramente di accelerazione nella drammaticità dell'evento, anche di opportunità che si schiudono ma anche di consapevolezza di gap, di ritardi in cui il sistema culturale si sta trovando e si è trovato ad affrontare queste sfide. E quindi sfide che ovviamente possono essere perseguite a livello della singola istituzione, ma che più, come dire, ragionevolmente dovrebbero essere perseguite a livello di sistema culturale, a partire dalle policy, a partire dai programmi e poi a partire, come dire, dell'intraprendenza e della capacità delle istituzioni di svilupparla. Allora provo, lo vediate
un piccolo PowerPoint. Parliamo di digitale, ma io volevo partire da, invece dal luogo, del fatto che il Polo del Novecento è una fondazione che, come dire, fornisce una serie di servizi culturali alla cittadinanza, e quindi ci sono archivi, qualcosa come 10 chilometri di documentazione fisica presenti in questi due straordinari edifici juvariani del Settecento, ci sono biblioteche, ci sono aule studio, ci sono sale per le attività performative, per il cinema, ci sono attività didattiche, e soprattutto il Polo del Novecento è la casa di 22 enti partecipanti che condividono un modello collaborativo e di integrazione funzionale e organizzativa piuttosto inedito in Italia, e che ne fa probabilmente da questo punto di vista un luogo particolarmente interessante. Quindi ci tenevo a partire dagli atomi, perché in questo caso sono particolarmente rilevanti, e quindi dal fatto che c'è una dimensione fisica che ha a che fare anche con i temi dell'accesso e della partecipazione nei luoghi della cultura, che sono stati in questa fase ovviamente molto sospesi, rarefatti, congelati, ma anche la possibilità di muoversi dagli atomi ai bit, e quindi ha una dimensione della digitalizzazione che tocca, e questo è il primo aspetto secondo me molto interessante, livelli molto diversi. Quindi la digitalizzazione oggi e il processo della digital transformation per le istituzioni culturali riguarda ovviamente dimensioni molto diverse, che vanno appunto dalla digitalizzazione dei patrimoni e dei contenuti, dalla digitalizzazione delle procedure e dei processi interni di funzionamento e di organizzazione, agli aspetti di progettazione, agli aspetti di comunicazione e di cosiddetto digital engagement. Lo dico perché lavorare e concepire una trasformazione digitale vuol dire in qualche modo provare a riannodare tutti questi elementi di sfida e di complessità, ed ecco che quindi le migliaia di manifesti, di periodici, di audiovisivi, di fotografie, di monografie, adesso i documenti presenti e accessibili al pubblico sono quasi 500.000, vuol dire avere uno straordinario patrimonio che può essere valorizzato e messo in valore appunto nei confronti di dimensioni anche di utenza molto diverse. Per un fatto di tempo, perché voglio essere molto veloce e sintetico, di queste dimensioni digitali mi piace evidenziare il lavoro appunto sulla piattaforma digitale integrato, l'Hub, che abbiamo chiamato Novecentro, che è l'Hub che mette in rete e mette in integrazione molti degli archivi che preesistevano al Polo, anzi la maggior parte preesisteva alla nascita della fondazione, attraverso singole realtà archivistiche, singoli, come dire, lavori sui fondi che hanno trovato poi una forma di integrazione all'interno di questo Hub che abbiamo chiamato Novecentro. Prima Laura Fornara giustamente faceva riferimento alla sinergia e alla collaborazione tra la Fondazione 1563 e il Polo, e ha fatto, come abbiamo visto, quanto straordinari siano i loro fondi. L'idea adesso di Novecentro è quello di costituire chiamiamolo un ecosistema, un hub inclusivo che metta in integrazione in rete non solo gli archivi degli enti del Polo del Novecento, ma si apra attraverso un sistema di interoperabilità che abbiamo sviluppato in questi anni anche ad altre realtà esterne, che attraverso appunto delle modalità di interoperabilità che lavorano appunto in una logica di front-ending integrata e consentono all'utente, attraverso Novecentro, in realtà di poter conoscere e arrivare a contenuti che sono anche presenti fuori dal perimetro di stretto di Novecentro, quindi arrivare e precipitare anche nelle collezioni della Fondazione 1563 piuttosto che dell'Istituto Storico della Resistenza di Genova, per citare due nuovi soggetti che sono entrati dentro. E dico questo perché anche il design e le modalità di costruzione di questo hub sono state pensate per essere rivolte ovviamente ai ricercatori, e quindi favorire, soprattutto in un periodo come questo, sappiamo quanto è stato difficile quest'anno per i ricercatori accedere ai contenuti, perché molte delle biblioteche, molti degli archivi erano chiusi, e quindi sicuramente quello, il fronte della ricerca è il fronte naturale e principale destinatario, ma esperienze come queste ci raccontano anche dell'importanza di individuare degli ambienti che possano essere pensati
per come dire, destinatari molto diversi, e quindi parliamo adesso di un ecosistema che può essere navigato con modalità diverse, per parole chiave, partendo dai protagonisti, partendo da dei percorsi, quindi con anche una definizione specifica, tematica o geografica, con una integrazione con il nostro catalogo bibliografico che è confluito nell'OPAC dell'Università degli Studi di Torino, quindi documenti archivistici e materiale bibliografico che risponde all'interno dello stesso processo di ricerca. Però piattaforme come queste, e faccio di nuovo un ragionamento più generale, sono anche l'opportunità per ragionare sul fatto che sempre di più il digitale ci consente di lavorare su degli ambienti che siano multidestinatari, e quindi pensare ad esempio che spazi come questi possono essere rivolti ai ricercatori, agli storici, ma possono essere rivolti anche a un pubblico molto più ampio. Possono essere rivolte alle scuole, e quindi su questo ad esempio abbiamo lavorato in maniera molto integrata anche con l'area didattica per costruire dei kit didattici che partissero dalle esperienze e dai contenuti archivistici, didattica per gli studenti, dalle elementari all'università, ma anche toolkit didattici pensati per gli adulti in questa logica che sappiamo di long life learning, che riguarda veramente un pubblico sempre più ampio. E l'altro tema è quello appunto di muoversi in una logica multidestinatario, ma anche di muoversi sempre di più, è stato citato anche all'inizio, in una logica multiprodotto, e quindi fare in modo che il content management digitale consenta processi di ricerca, ma consenta anche la produzione di contenuti divulgativi che possano essere rivolti ad un pubblico anche più ampio. Noi in quest'anno abbiamo appunto accelerato un processo che era già, come dire, stato messo in cantiere, che è quello di realizzare, ad esempio, vi faccio dei piccoli esempi, contenuti multimediali, pillole che abbiamo, come dire, rilasciato, tematiche su pillole di storia, pillole di racconti che hanno avuto tanta fortuna in questo anno dal punto di vista del loro accesso. Abbiamo realizzato podcast, anche qui podcast, in questo caso abbiamo lavorato moltissimo sul tema del protagonismo femminile, e quindi progetti legati alle donne che hanno cambiato il mondo, facendo riferimento ovviamente a contenuti documentari archivistici presenti nei nostri archivi o in altri archivi esterni. Abbiamo realizzato, anche qui vedete, dei kit didattici anche in collaborazione con altre realtà che consentissero in questa fase così complicata per le scuole di poter utilizzare una modalità sincrona di produzione didattica che si integrasse con i percorsi degli insegnanti e che potesse pescare e utilizzare il materiale degli archivi o un materiale mediato dai nostri archivisti, dai nostri esperti. Da questo punto di vista, l'altro elemento che vorrei evidenziare è che il digitale pone anche un tema di fabbisogni, di necessità che sono anche molto diversi, e quindi per noi ad esempio il periodo del primo lockdown è stato anche un periodo di ascolto. Abbiamo lanciato una campagna che abbiamo chiamato Chiedi al Polo, quindi c'era un hashtag che girava su tutti i nostri canali e con delle comunicazioni mirate in particolare al mondo degli insegnanti e i docenti. Il messaggio che abbiamo dato è stato: noi abbiamo molti contenuti, abbiamo anche molto know-how, ma prima di riversarli indiscriminatamente sul web, chiediamo a voi insegnanti di che cosa avete bisogno in questa fase, quali sono i temi che volete affrontare, quali sono i linguaggi, quali sono gli strumenti che vi possono essere utili. Quindi abbiamo aperto proprio un canale di comunicazione via mail, via telefono. Gli insegnanti in quel periodo ci hanno detto quali erano i loro bisogni, di che cosa avevano concretamente necessità, e questo ha consentito di nuovo di interrogare lo straordinario potenziale degli archivi e lo straordinario potenziale in questo caso del digitale, ad esempio per creare dei kit didattici che noi abbiamo chiamato scaffale aperto, legato all'ambiente, così come delle mappe concettuali che abbiamo utilizzato su dei temi ovviamente che erano a noi affini, ma che erano anche dei temi legati alla didattica, dalle leggi razziali alla resistenza, alle trasformazioni urbane, a personaggi importanti della storia del Novecento, così come percorsi in città. Questo dire di nuovo che effettivamente sempre di più anche per delle realtà
culturali come la nostra, che sono delle realtà ibride, perché ovviamente ibridano le funzioni, archivi, biblioteche, musei, spazi per la cittadinanza, oggi la grande sfida effettivamente è quella di costruire delle opportunità di accesso sicuramente, ma anche di avvicinamento, di divulgazione, di coinvolgimento, che siano rispettose dei fabbisogni dei nostri destinatari, che innovino anche nei linguaggi e che però consentano anche alle istituzioni culturali di sviluppare dei percorsi che abbiano la loro sostenibilità. Non mi posso soffermare su questo, però questo è un tema secondo me molto importante, perché in questa prima fase io penso che il mondo della cultura ha reagito con grande passione, buttando il cuore oltre l'ostacolo, producendo contenuti, spesso ovviamente anche, investendo in risorse, investendo in know-how, investendo in capacità appunto di realizzare dei contenuti. Bisognerà, e questo secondo me è un appello che dobbiamo fare anche alla dimensione delle politiche, trovare delle opportunità, degli ambienti e delle policy che consentano a questo tipo di produzioni così importanti dal punto di vista dell'impatto culturale e sociale trovare una loro sostenibilità, perché molto spesso il mercato non è in grado di coprire questo tipo di offerta. Non si può chiedere alle scuole di pagare questo tipo di prodotti, né così agli insegnanti. Sappiamo che la gratuità è la dimensione prevalente della fruizione di questi contenuti. Questo è un aspetto che, come dire, problematizzerei e mi piacerebbe poi eventualmente anche riportare nella discussione. Quindi grazie davvero per l'opportunità e buon proseguimento. Grazie mille per questo intervento che effettivamente ha sollevato delle problematiche. Riporto quanto dice Silvia Stabile all'interno della chat tra noi che siamo speaker, che dice appunto che anche la digitalizzazione dei materiali d'archivio comporta chiaramente un'analisi delle problematiche del diritto d'autore, dal momento in cui digitalizzare significa riprodurre e mettere in rete significa comunicare al pubblico, e queste sono effettivamente prerogative di chi è titolare dei diritti d'autore. Quindi c'è una problematicità che non bisogna trascurare rispetto a queste decisioni. A proposito di questo, lascio la parola a Andrew Ellis, perché con il caso di Art UK ci può presentare un esempio virtuoso al di fuori dei confini nazionali che merita l'ascolto. Grazie. Out of our national borders. Thank you. Grazie mille. Ora io condividerò il mio schermo. Spero che si veda. Vedete la presentazione, Jasmine? Vedete? Sì, quindi penso che possiate vederla. Inizio. Sarò molto, molto veloce. Parlerò di work, del lavoro di Art UK in 10 minuti. Ho qualche slide, ma andrò veramente molto, molto veloce. Da Londra, un volo da Londra. Che cos'è Art UK? Vi presenterò un caso di studio, un case study, che vi mostra come possiamo unire l'arte di un intero paese all'interno di un'unica piattaforma. Chi siamo? Siamo una istituzione per l'educazione culturale, siamo anche una piattaforma digitale per le collezioni artistiche di tutta la nazione, con più di 3.000 opere d'arte che provengono da tutto il paese. La nostra mission è quella di aprire al pubblico le collezioni affinché il pubblico possa apprendere, fare ricerca. La maggior parte delle collezioni purtroppo non sono state fotografate, quindi quello che stiamo facendo è aprire il mondo dell'arte al pubblico, un'operazione di democrazia e di accesso. Le caratteristiche, il nostro lavoro si basa in gran parte sulla collaborazione, e per quanto riguarda il nostro lavoro è di digitalizzazione a lungo termine. Quindi ovviamente
è molto difficile per i singoli musei poter lavorare, ma le infrastrutture digitali ci consentono di condividere le opere d'arte tra una città e l'altra. E ovviamente anche il nostro governo è coinvolto. Una cosa molto importante è che i musei rivestono un ruolo fondamentale nel decidere la direzione da intraprendere, quindi la direzione di Art UK. Si tratta di una piccola istituzione no profit con solamente 20 persone nel suo staff e ci serve anche poco spazio, soprattutto adesso durante il Covid non abbiamo un grande ufficio. Vediamo quindi che cosa facciamo. Supportiamo le collezioni, sosteniamo le collezioni. Allora, la nostra piattaforma è condivisa da 3.300 collezioni, scusate, non opere d'arte, ma 3.300 collezioni. Un terzo sono musei, gli altri sono collezioni di ospedali, universitarie, governative, eccetera, fondi nazionali. E tutte queste collezioni collaborano e sono tutelate da accordi legali e tutela dei diritti copyright. Ecco, come potete vedere, questi sono i musei. I musei rappresentano circa il 15% delle opere all'interno della piattaforma. I primi progetti quali sono stati? Fotografare e digitalizzare tutti i tutte le opere in Gran Bretagna. In realtà sono serviti 10 anni per farlo. Attualmente stiamo fotografando le sculture, la collezione di sculture della nazione, tutti i monumenti, quindi tutte le sculture in Gran Bretagna. Completeremo questa parte il prossimo anno. Ecco alcune delle sculture che attualmente sono presenti nella nostra piattaforma Art UK. La collezione inoltre include anche fotografie. Una delle sfide tecniche è consentire alle collezioni di poter ovviamente caricare le loro opere nella piattaforma e anche aggiornare le loro opere nella piattaforma. Quindi questa infrastruttura digitale significa che ogni collezione, collezioni grandi come ad esempio la Art Gallery di Manchester con migliaia di opere d'arte, oppure il Museo della Polizia di Manchester che ha solamente 3 quadri, comunque hanno tutti la loro landing page a partire dalla nostra piattaforma, perciò ecco, è possibile trovare tantissime collezioni della Gran Bretagna. E per quanto riguarda questa struttura digitale, la struttura digitale condivisa ci consente di portare grandi benefici agli utenti. E non solamente agli utenti, ma anche alle collezioni. Ad esempio, possono inserire anche i loro negozi di merchandising, soprattutto molto importante durante l'emergenza, senza investimenti, senza rischi. Quindi, ecco, qui potete vedere alcune immagini, musei che hanno il loro shop, il loro negozio, è possibile richiedere delle stampe oppure altri oggetti, vendono merchandising, come ho già detto. E poi, e questo sta andando veramente molto bene, potete vedere le vendite negli ultimi mesi sono aumentate notevolmente, quindi un fantastico utilizzo di una infrastruttura digitale condivisa per supportare tutte le collezioni della Gran Bretagna. E non tutte le collezioni comunque hanno il loro negozio all'interno, solamente 80 per il momento. Ed inoltre un'altra caratteristica è un progetto che abbiamo attivato è aiutiamo le collezioni a risolvere i misteri. Abbiamo tantissime opere d'arte di cui non sono conosciuti gli autori, quindi questa rete digitale consente alle collezioni di fare domande, porre domande al pubblico e agli specialisti del paese.
Ecco, questo ad esempio è un quadro di un ospedale, non sappiamo chi sia questo medico, ritratto, ed ecco, dopo qualche settimana viene identificato con la fotografia addirittura. Un altro grande ritrovamento di questa rete, diciamo, di detective, questa opera di questo progetto, ecco, abbiamo scoperto un'opera originale di un importante pittore. Ed inoltre, per quanto riguarda l'audience, abbiamo raggiunto 3 milioni di utenti negli ultimi 12 mesi, la maggior parte non sono professionisti, ci sono ovviamente anche curatori, professionisti, ma rappresentano la minoranza. Una cosa fondamentale per noi a livello strategico è non essere solamente un database, ma raccontare storie sugli artisti, le tematiche, aspetti storici, eccetera. Abbiamo pubblicato più di 1000 articoli, quindi si tratta quasi di un magazine rispetto a quello che eravamo tempo fa, quando siamo nati. Abbiamo tantissime informazioni su più di 15.000 artisti, è possibile cliccare sul nome dell'artista, trovare informazioni. E quindi, come ho detto, anche il fatto di focalizzarsi sulle storie è assolutamente molto importante e porta ad un aumento del traffico durante il lockdown. Abbiamo dato al pubblico la possibilità di curare le loro mostre digitali e faremo la stessa cosa anche con le sculture. Infine, per noi una cosa fondamentale ovviamente è rappresentare una fonte di apprendimento. Una cosa che abbiamo fatto, abbiamo portato l'arte originale, addirittura un Monet originale, nelle scuole. Faremo la stessa cosa anche con le sculture. Sono stati creati tantissimi piani per coinvolgere le scuole, anche un concorso per le scuole che incoraggia le scuole a scrivere sull'arte, abbiamo dei premi, poi abbiamo anche un altro concorso di disegno e il prossimo gennaio avremo alcune novità per quanto riguarda il materiale da utilizzare nelle scuole della Gran Bretagna. Per quanto riguarda il nostro modello di business, molto velocemente, i costi circa 1 milione di euro all'anno per gestire Art UK. Non è tanto, anzi è assolutamente poco per una collezione di questo tipo. Per concludere, noi consentiamo al pubblico di tutto il mondo di imparare di più sull'arte in Gran Bretagna. I benefici di condividere un'unica infrastruttura digitale sono tantissimi a livello di efficienza economica e valore. Credo che nessun altro paese abbia questa risorsa e per queste collezioni, piccole e grandi collezioni, è una grande opportunità per potersi aprire le porte delle loro collezioni. Grazie, grazie mille, veramente grazie. Nel frattempo si è connesso Enrico Bellini di Google e gli lascerei direttamente parola proprio per presentarci un'altra piattaforma con un pubblico globale, come parlava già Andrew Ellis. Grazie mille. Grazie, grazie mille a tutti. Mi sentite? Sì, ho voluto per un momento ritornare ai momenti in cui c'erano i panel fatti di persone in cui si poteva arrivare in ritardo, non come ci stanno abituando adesso con i panel solo in remoto, in cui spesso gli appuntamenti si susseguono. A parte gli scherzi, vi chiedo scusa per il ritardo, però fortunatamente sono riuscito ad arrivare praticamente quasi dall'inizio, quindi a sentire anche gli altri interventi molto, molto interessanti, in particolare anche quelli relativi al diritto d'autore, perché io a Google sono Enrico Bellini, sono Public Policy Manager e quindi sono del team di relazioni istituzionali. E il nostro team di relazioni istituzionali in realtà abbiamo la fortuna di poter fare tante cose, sono sicuramente quelle più diciamo così tradizionali di questo ruolo, che sono appunto interfacciarci con
i decisori pubblici sulle tematiche legislative, ma la cosa più interessante, secondo me, dal mio punto di vista del mio lavoro, è che abbiamo anche la possibilità di seguire, di supportare tanti progetti di advocacy, quindi quei progetti che sviluppiamo per dimostrare l'impatto positivo del digitale, in particolare dell'azienda, su diversi settori della società italiana. Nello specifico io seguo e supporto i vari team che si concentrano sull'impatto culturale e quindi per questo motivo seguo moltissimo le tematiche e i lavori che facciamo direttamente con l'ecosistema in tal senso, ed è questo il centro del mio intervento oggi per appunto darvi qualche elemento in più e raccontarvi di più di Google Arts and Culture, però anche ovviamente lavoro sempre in ambito di tematiche culturali anche sulla tematica del copyright, che sicuramente è un tema molto all'ordine del giorno, ancora di più dopo l'approvazione lo scorso anno della direttiva sul copyright all'interno del Digital Single Market. Quindi sono sicuramente temi sempre molto 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 interessanti. Vado direttamente al punto, e quello di cui vi vorrei parlare oggi è appunto una piattaforma, uno sforzo che abbiamo messo in atto per supportare e per lavorare di più e meglio, mi viene da dire, con le realtà culturali e portare, diciamo così, le nostre punti di forza e metterli al servizio di questo ecosistema. In particolare, appunto, quello che abbiamo sviluppato è Google Arts and Culture. Google Arts and Culture è uno spazio online che è stato creato per esplorare i tesori, le storie, il patrimonio di conoscenza di ormai oltre 2000 istituzioni culturali in 80 paesi del mondo, e mi sento di dire che è pienamente in linea, ecco, con la missione che Google si è posta sin dall'inizio, da quando è stata fondata, ossia rendere più accessibili le informazioni e rendere accessibile, più accessibile a tutti, organizzare le informazioni presenti nel mondo. Nel caso di Google Arts and Culture, queste informazioni in realtà sono contenuti culturali, sono contenuti che vogliamo aiutare i partner culturali, i soggetti, le istituzioni culturali a rendere accessibili e a diffonderli, e allo stesso tempo però, questo è, penso che sia molto importante, a sfruttare il digitale per consentire di preservare anche al meglio la cultura online per il futuro, e quindi da un certo punto di vista promuoverla. Come facciamo e come lavoriamo da questo punto di vista? Intanto Google Arts and Culture è un team che conta su diverse professionalità all'interno dell'azienda. È un team che anche da un punto di vista proprio, diciamo così, di organigramma aziendale risiede sotto la parte di ingegneri, quindi la parte che poi fa affidamento e va fino al team che segue il motore di ricerca. Quindi, come potete immaginare, è un team veramente rilevante e importante all'interno dell'azienda. Non è soltanto, seppur lodevole, ovviamente non voglio denigrare, ma non è sicuramente un lavoro che vogliamo fare solo per corporate social responsibility o perché riteniamo che sia importante anche supportare questo tipo di ecosistema. Lo riteniamo proprio un'iniziativa strategica per noi e un modo molto concreto e rilevante per dimostrare come il digitale sia un valore positivo e possa portare valori positivi a questo ecosistema. Come vi dicevo, Google Arts and Culture cerca di permettere a tutti gli amanti della cultura di scoprire i tesori, le storie, le ricchezze culturali del mondo, e di farlo attraverso tecnologie all'avanguardia, e quindi in questo modo cercando di dare delle possibilità anche in più di immergersi, di immergersi in esperienze, in luoghi, culturali, conoscere momenti e movimenti storici, insomma, cercare di utilizzare, proprio di mettere la tecnologia al servizio di tutto questo. Una cosa fondamentale da mettere in evidenza è che è un lavoro che facciamo in cui vogliamo assolutamente valorizzare le competenze e
le competenze e il know-how dei nostri partner e al tempo stesso mettendo a servizio quello su cui sappiamo fare bene. Quindi siamo un'azienda tecnologica, siamo un'azienda che sviluppa piattaforme e quindi siamo un'azienda che sviluppa soluzioni tecnologiche. Non ci vogliamo mai assolutamente mettere nei panni degli esperti e della stessa istituzione, delle istituzioni culturali con cui lavoriamo, perché crediamo fortemente che sia attraverso la partnership, non attraverso la delega, ok, prendi e fai questi sono i contenuti e gestisci di tu. Sicuramente ormai è un progetto che è nato nel 2011, quindi ci avviamo a vedere i 10 anni dall'inizio di questo lavoro, quindi sicuramente i colleghi che lavorano nel team hanno ormai una grande esperienza, hanno visto e hanno potuto collaborare con davvero tantissimi partner e quindi imparare molto, e quindi hanno sicuramente un capitale di conoscenze che non azzerano, e nel momento in cui cominciano a lavorare con nuovi partner possono mettere in campo. Penso che sia molto facile da intuire anche per voi quanto questo conti tantissimo, perché giustamente ogni settore, ogni ecosistema, ogni industria ha i suoi, diciamo così, ha le sue modalità di interazione, ha le sue punti importanti e ha le sue preoccupazioni o obiettivi, e quindi anche da parte nostra è stato importante utilizzare questi anni per pian piano far crescere questo progetto. Giusto per darvi un esempio, all'inizio i primi partner, quando è stato lanciato il primo embrione di Google Arts and Culture, che era l'Art Project, erano meno di 20. Oggi siamo a oltre 2000, quindi è chiaro che c'è stato un percorso di crescita, direi esponenziale, che si è basato proprio su un processo dialogico, mi viene da dire, ossia sull'imparare a vicenda come lavorare insieme e come essere più utili al settore culturale. Il lavoro che viene fatto da Google Arts and Culture è quindi quello di intanto avere una piattaforma che trovate cercando su qualsiasi motore di ricerca Google Arts and Culture, arrivate su questa piattaforma. Se state navigando come forse in questo momento sarete da desktop o da un laptop, ma sicuramente anche andandolo a cercare con il vostro cellulare, sia nell'iTunes Store, quindi sia su iOS che su Android, andando a cercare l'app di Google Arts and Culture. Questa piattaforma mette quindi a disposizione un vero e proprio palcoscenico per tutti i partner culturali, poiché appunto chi è un amante d'arte ormai conosce questa app o questo sito, e quindi lo visita, lo naviga, attende gli aggiornamenti e le notifiche su quando vengono caricati nuovi contenuti, e quindi ha di fronte una platea di utenti interessati a questo tipo di contenuti. Al tempo stesso il partner può comunque, una volta che decide di collaborare con noi, quello che porta sulla piattaforma può anche decidere di averlo sul proprio sito, sulla propria properties online, e quindi può, come si dice in gergo tecnico, embeddare questi contenuti in modo tale che possa andare a catturare due flussi, diciamo, di traffico, due flussi di interesse. Coloro che vanno su Google Arts and Culture perché sono interessati alla cultura, e quindi in questo caso possono scoprire i contenuti anche dell'istituzione culturale che viene a decidere di collaborare con Google, ma al tempo stesso possono anche sfruttare tutto quel traffico, quelle persone che invece sono già vanno sulla o stanno cercando qualcosa relativamente a quell'istituzione culturale, quindi gioco forza è più probabile che capitino sul sito internet, per esempio, dell'istituzione culturale
di cui stavamo parlando. E quindi in questo modo vi è la possibilità di avere entrambi questi canali per valorizzare il digitale e le soluzioni che possono essere fornite. Come vi dicevo, non c'è soltanto, diciamo così, una vetrina, non c'è soltanto uno spazio in cui il partner può caricare e può mettere a disposizione i propri contenuti digitalizzati, ma ovviamente abbiamo lavorato tutti questi anni per sviluppare delle tecnologie che vengono messe a disposizione gratuitamente. Non l'ho detto all'inizio, ma il lavoro che noi facciamo con tutti questi partner è una partnership gratuita. Certo, ci sono dei costi indiretti, mi viene da dire, nel senso che è chiaro, come vi dicevo all'inizio, noi siamo il partner tecnologico, noi possiamo, mettiamo a disposizione tutta l'infrastruttura, mettiamo a disposizione anche del personale che lavora per interfacciarsi con le istituzioni culturali, ma al tempo stesso l'istituzione culturale deve avere qualcuno che funga per esempio da project manager che si possa relazionare con noi, deve avere qualcuno che è capace di organizzare i propri contenuti e decidere, avere una scelta editoriale su che cosa vuole portare online. Per esempio, ci sono molte realtà che decidono in maniera strategica che cosa vogliono avere sulla piattaforma di Google Arts and Culture, per esempio, in modo tale da funzionare come volano. In questo momento, come ben sapete, come sappiamo tutti, non possiamo andare nei musei, ma ci auspichiamo il prima possibile di poter tornare a muoverci liberamente. È chiaro che andare a scoprire un contenuto e poi avere la possibilità di andarlo a vedere dal vivo è ben diverso. Quindi questa piattaforma può funzionare anche in questo modo, quindi per invogliare a. Le soluzioni che mettiamo poi a disposizione, come vi dicevo, gratuitamente, sono un mix tra, da un lato, il pensare a sfruttare al meglio le tecnologie o le competenze che già noi avevamo. Prendiamo il caso delle Street View. Voi sapete benissimo che cercando su Google Maps avete la possibilità di andare a vedere in moltissime delle strade di tutto il mondo, andare proprio a vederle in prima persona perché sono state mappate con delle vetture speciali. Abbiamo preso quella competenza e abbiamo detto: perché non trasformiamo questa competenza e la mettiamo al servizio del settore culturale? Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti a ridurre la dimensione dell'apparato che viene utilizzato per mappare con le autovetture le strade, trasformandolo in un carrellino, quindi un vero e proprio carrello da, diciamo così, portalibri, con però una telecamera, e in questo modo possiamo fare delle mappature interne ai musei partner che consentono così anche da casa a chi non ha, per esempio, magari la possibilità immediatamente di andare a vedere, come ce l'ho io qui a Roma, per esempio, di andare, non lo so, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, ho la possibilità di vederlo e di andare a scoprirlo online. Come vi dicevo, questo da una parte c'è sicuramente cercare di portare a sistema le competenze che abbiamo, dall'altra anche invece proprio lavorare sulle necessità dei partner per sviluppare delle soluzioni che possono essere utili per loro. Da questo punto di vista prendiamo l'esempio della digitalizzazione delle opere pittoriche. Quando abbiamo iniziato con il progetto di Google Arts and Culture, io ho la fortuna, lavorando a Google dal 2012 e essendomi occupato di questo tipo di progetti sin dal primo momento, di aver visto un po' tutta l'evoluzione. Io mi ricordo che all'inizio, quando supportavo il team di Google Arts and Culture nelle interazioni con i partner, anche quelli più importanti, quello che dicevamo era: dateci ciò che avete già digitalizzato, noi possiamo digitalizzare un'opera in alta definizione per voi, perché solo quello riusciamo a fare, i costi sono molto elevati, non abbiamo le tecnologie per farlo in scala. Avendo capito che per i nostri partner del mondo della cultura questo tipo di attività era molto importante, abbiamo lavorato per sviluppare internamente una tecnologia che è Art Camera e che consente di digitalizzare ad altissima qualità. Stiamo parlando di gigapixel, quindi vi invito poi a visitare la nostra piattaforma, andare a vedere, andare a scoprire come il dettaglio che si riesce ad avere sulle opere d'arte grazie alla camera, e facendolo e trovando una soluzione che consentisse di farlo in maniera molto rapida, e così da aumentare il numero di opere che potevano essere digitalizzate. E vi ricordo un altro elemento molto importante:
che queste opere, una volta digitalizzate, sicuramente entrano a disposizione degli utenti sulla piattaforma di Google Arts and Culture, come vi dicevo, è embeddato sulla piattaforma del museo partner. Non è possibile ovviamente scaricarli dalla piattaforma, perché è chiaro che questo è uno degli elementi più importanti per qualsiasi partner, ossia il fatto che i contenuti potessero essere al massimo visualizzati ma non scaricati, e quindi questo è sicuramente una cosa che non abbiamo mai fatto, non abbiamo mai inserito, proprio perché nasceva da questa esigenza forte dei nostri partner, ma appunto consente all'utente di andare a vederli e scoprirli. Vi sono poi ulteriori altre soluzioni che abbiamo sviluppato. Pensate anche semplicemente al cardboard, sapete, i visori per la realtà virtuale, quelli fatti di cartone. Ecco, vi svelo un aneddoto che forse non saprete, ma i Google Cardboard, che poi sono stati diciamo così donati al mondo, visto che non sono stati brevettati e sono così replicabili in maniera più facile e veloce, ma il Google Cardboard prototipale è stato creato proprio al Google Cultural Institute Lab a Parigi, quindi il, diciamo così, lo spazio fisico che noi abbiamo a Parigi, dove abbiamo degli ingegneri che lavorano per sviluppare soluzioni che possano tornare utili al mondo della cultura. Direi, come ultimo punto, ovviamente vorrei toccare, anche se rapidamente, le ulteriori innovazioni a cui stiamo lavorando. Se voi andate a vedere sempre sul sito di Google Arts and Culture, troverete anche una parte dedicata agli esperimenti. Stiamo lavorando tantissimo con la realtà virtuale, stiamo lavorando tantissimo con l'intelligenza artificiale per portarla all'interno dell'ecosistema della cultura e metterla proprio al servizio, in particolare anche nel caso degli archivi, per esempio, che hanno tantissime informazioni, tantissimi contenuti che sì, hanno, ciascuno di essi ha un senso per sé, ma grazie all'intelligenza artificiale, al machine learning, si può lavorare per cercare di tirar fuori ulteriori significati da questi contenuti. Inoltre, un'altra parte che stiamo sperimentando sempre di più e che secondo me diventerà sempre più rilevante è la parte video, ed è la parte, mi sento di dire, su cui stiamo lavorando per cercare di intercettare il pubblico più giovane, perché sicuramente questo tipo di soluzioni sono soluzioni che noi vogliamo mettere, che noi continuiamo e vogliamo continuare a mettere a disposizione, perché riteniamo che siano un patrimonio che possa diventare utile per davvero tantissime realtà culturali. Allo stesso tempo ci rendiamo conto che abbiamo la fortuna di essere non solo Google, ma avere anche YouTube, e quindi di diciamo così, sentire un po' il polso delle nuove generazioni, di chi vede sempre di più nel video una soluzione e un modo per ingaggiare gli utenti più giovani. E quindi stiamo cercando di favorire, diciamo così, questa cross-pollinazione, mi viene da dire, questa mix tra mondi che in realtà sono molto contigui, e quindi stiamo lavorando per sviluppare dei progetti che portino la ricchezza anche dei creators di YouTube a interfacciarsi e a cercare di diffondere di più anche i contenuti culturali più tradizionali. Da questo punto di vista, per esempio, tra gli ultimi progetti che abbiamo lanciato vi è Art Zoom, che è una serie di video dedicati ai capolavori dell'arte, raccontati attraverso parole ed emozioni da grandi star del panorama musicale. Abbiamo lanciato Art for Two, che l'abbiamo fatto per di più durante il lockdown, proprio perché era un modo per continuare a consentire alla gente di visitare i musei anche in un momento di impossibilità di farlo fisicamente. Quindi vi erano una serie di video ambientati nei musei chiusi con delle guide di eccezione, quindi un curatore e un talent al mondo artistico accompagnavano gli utenti nelle sale del museo. E poi ci stiamo proprio lanciando anche un po', direi, a, non dico a tentoni, ma proprio in via super sperimentale, una delle ultime cose che
abbiamo pubblicato è un podcast dedicato ai racconti sussurrati, e quindi un format che sappiamo essere molto apprezzato dal pubblico giovanile. Si chiama The Whispering Traveler, e il primo appuntamento, il primo episodio che è stato realizzato è proprio quello di Firenze. Insomma, penso che ci sia un grande panorama di possibili attività da portare avanti, e penso che, insomma, il lavoro di collaborazione sia a disposizione, sia pronto, anzi non pronto, ma stia già dando i risultati e possa continuare ad accelerare. Noi siamo felici e orgogliosi di poter essere speriamo di poterlo essere sempre di più, una risorsa, e quindi spero che vi siano sempre di più esempi che vi potremo raccontare di questo tipo. Grazie mille per questo intervento prezioso, per questa presentazione. Siamo leggermente in ritardo, ma mi sembra doveroso concludere, ma non per importanza, con Laura Moro, che tra l'altro è stata sollecitata all'interno della nostra chat di speaker, e le ripeto la domanda perché è un interrogativo interessante che si riallaccia a quello che stavamo dicendo rispetto al suo intervento, ovvero quali possono essere le strategie comuni dall'interno del MIBACT con aziende e fondazioni, come abbiamo potuto vedere con questi esempi virtuosi che ci sono stati presentati finora. Leggo la domanda anche per il pubblico. Silvia Stabile chiede: la 7ª Commissione Cultura Camera dei Deputati, nella risoluzione del 6 ottobre 2020, impegna il Governo a costituire un gruppo di lavoro composto da esperti nominati dall'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, incaricato di valutare l'impatto culturale ed economico sotteso all'applicazione delle licenze Creative Commons nella digitalizzazione e condivisione del patrimonio culturale, e di fornire consulenza e supporto informativo agli istituti centrali e periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in maniera di riproduzioni digitali del patrimonio culturale. E quindi Silvia Stabile giustamente chiede a che punto siamo rispetto a questo discorso. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito, e grazie anche ai relatori per questa bella panoramica che ci è stata fatta su tutto quanto è stato fatto e si sta facendo in Italia su questo fronte. Allora, qualche riflessione finale. Allora, rispetto a quella che diceva adesso la nostra moderatrice, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Questo io lo confermo ogni panel a cui partecipo, ogni incontro one to one che faccio, ne sto facendo tantissimi in questi mesi. E il tema mi sembra molto chiaro, gli obiettivi sono assolutamente condivisibili, anche la pubblica amministrazione, che è più lenta perché ha meccanismi complessi di funzionamento e perché ha anche una quantità di patrimonio sterminato da gestire, quindi anche il Ministero e la pubblica amministrazione in generale, includo anche qui le regioni, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Ora si tratta di capire come procedere affinché tutte le attività che vengano fatte siano parte di un disegno, non dico comune perché non ci deve essere un solo disegno, ma in un framework condiviso, che è un framework di valori prima di tutto. Allora, un primissimo commento è sul fatto che il digitale non è solo una necessità. Noi adesso in fase di Covid lo stiamo vivendo come una necessità, ma in realtà il digitale è una condizione ormai. Noi siamo, e questa è una bella e brutta notizia insieme, siamo già in una fase post-digital, nel senso che il digitale è integrato ormai in tutte le nostre azioni. Quindi noi non dobbiamo fare, no? Dobbiamo completare una trasformazione digitale non centrata sull'uso delle tecnologie, perché queste sono già integrate. Quello che dobbiamo fare è trasformarci, quindi operarla davvero questa trasformazione digitale. Questa è la vera sfida. Allora, che tipo di cambiamento porta? Porta un cambiamento culturale?
metodologico e organizzativo. E dagli interventi di oggi sono venuti fuori dei chiarissimi esempi per tutti e tre questi aspetti. Allora, cambiamento culturale, lo diceva benissimo Bollo, ma insomma è venuto in tutti gli interventi. Noi dobbiamo cambiare il nostro mindset, perché noi è cambiato il nostro scopo. Noi dobbiamo capire per chi lo facciamo. Tutte le nostre azioni sono orientate a un utente esterno. La digitalizzazione parte per dare un supporto alle organizzazioni, quindi come informatizzazione di processi, quindi era tutto erano tecnologie che servivano alle organizzazioni per fare meglio e più velocemente il proprio lavoro. Adesso invece il digitale ci apre a riconsiderare in modo completamente diverso il rapporto con gli utenti, che però sono tanti, diversi. Non esiste l'utente generico, noi dobbiamo curare la user experience sui vari target di utenza, e quindi, come diceva bene Bollo, dobbiamo ragionare in una logica di multidestinatario che poi porta quindi a un multiprodotto. Questo però, un spostarsi dalla riflessione interna alla riflessione esterna, è faticoso, perché bisogna saperlo fare. E un buon curatore di una collezione non è detto che sia un buon comunicatore e che sia capace poi di utilizzare al meglio le tecnologie digitali per fare questo. E poi un altro tema di cambiamento culturale è che cosa trasmettiamo, cioè quale visione del patrimonio culturale. Anche questo, il digitale abilita nuove visioni del patrimonio culturale e abilita la compresenza di visioni diverse, quindi non c'è più un unico modo di vedere il patrimonio culturale, che è quello dei libri di storia dell'arte, per semplificare, ma il digitale abilita tante letture diverse e compresenti, e questo cambia il modo anche come noi educhiamo al patrimonio culturale. Non educhiamo più per trasferimento, ma educhiamo per interazione. Questo è un cambiamento culturale molto forte. E quindi questo si porta dietro il saper raccontare, è venuto fuori, e avere gli strumenti anche per saper raccontare. Cambiamento metodologico, anche questo è molto rilevante, perché nel mondo digitale, a differenza del mondo analogico, non siamo noi che andiamo agli oggetti e andiamo a cercare le informazioni, ma sono le informazioni e gli oggetti che vengono a noi, e questo cambia anche come noi strutturiamo i nostri sistemi informativi, i sistemi con cui gestiamo la conoscenza e con cui poi offriamo al pubblico tutte le informazioni sul mondo dei beni culturali. Significa quindi lavorare sulle relazioni più che sugli oggetti, sulla descrizione accurata degli oggetti. Questo lavorare sulle relazioni porta a cambiare molti paradigmi anche tecnologici. Noi dobbiamo aumentare l'automazione di questi processi, perché quando siamo di fronte a patrimoni sconfinati, perché già ogni singola collezione di un singolo museo è un universo che non si finisce più di esplorare. Immaginate quando collezioni di più istituzioni entrano in relazione, l'abbiamo visto con il Polo del Novecento, ma poi anche l'esempio di Art UK è chiarissimo, fino a poi arrivare alla scala, diciamo, mondiale di Google. Ecco, dobbiamo lavorare sull'automazione delle relazioni, quindi dobbiamo far sì che i dati comincino a lavorare per noi e non solamente noi per i dati. Noi abbiamo passato decenni a produrre dati, a manutenerli, a trasportarli, a esportarli da un sistema all'altro. Adesso dobbiamo fare un salto di qualità anche tecnologico, e qui c'è il machine learning che sicuramente ci aiuta, però anche quello bisogna essere consapevoli di che tecnologie andiamo a inserire nei nostri sistemi, e soprattutto se i nostri sistemi sono pronti per acquisire queste tecnologie. Lavorare quindi sull'interoperabilità, questo è importantissimo. Il Polo del Novecento, dalla carrellata che abbiamo visto oggi, ma ci sono tante altre istituzioni che lavorano bene su questo, sull'interoperabilità dei dati. E questo porta poi anche a maturare dei
un nuovo modo di acquisire e lavorare sui dati che è quello del crowdsourcing. RT UK ci ha fatto vedere un bel modo che coglie tante occasioni, aggiornano i dati, fanno manutenzione dei dati, ingaggiano il pubblico e fanno educazione al patrimonio. Quindi quello è un perfetto esempio di modo intelligente di utilizzare il crowdsourcing. E il digitale ovviamente abilita tutto questo. E poi c'è l'ultimo pezzo, che è il cambiamento organizzativo, che però non possiamo non parlarne, e qui vengo poi anche a rispondere alla domanda di Silvia Stabile, perché cambiamo noi come individui, come società, ma cambiano anche le organizzazioni, quindi cambiano anche i musei. Io non posso prendere tutto questo mondo del digitale e sovrapporlo come fosse uno strato ulteriore che si somma a un'organizzazione che rimane la stessa. Ovviamente cambia perché cambiano le figure professionali, cambiano i processi all'interno delle organizzazioni e noi questa cosa la dobbiamo assolutamente gestire. Cambiano i modelli di business conseguentemente, e per modelli di business non intendo solo i modelli che producono un valore economico, perché siamo nella cultura, il valore è anche immateriale, però sempre un modello per generare questo valore noi ce lo dobbiamo avere. E allora spesso sento le persone vicino a me irrigidirsi quando io parlo di modelli di business, perché si pensa sempre alla monetizzazione, ma non è questo, bisogna avere un'organizzazione che sia in grado di produrre valore. E quindi capire quali sono i modelli di business che vengono abilitati dal digitale, il multiprodotto, il multichannel, sono dei modelli di business. Lo streaming è una tecnologia che cambia completamente il modo con cui noi abbiamo di presentare le nostre collezioni, i nostri contenuti digitali e eventualmente anche di monetizzarli o di ingaggiare il pubblico. Dobbiamo aggiornare anche, qui lo metto nella parte organizzativa, dobbiamo aggiornare anche le nostre policy e adeguare tutto il mondo delle tutele, quindi tutta la normativa delle tutele, che sono variegate, diverse, alle tecnologie digitali. Quindi è chiaro che la normativa ha bisogno da questo punto di vista, di una manutenzione. Però la manutenzione della normativa non si può fare se prima non è chiaro tutto quello che ho detto fino adesso, nel senso qual è il nostro purpose, qual è il nostro scopo, a chi ci rivolgiamo, con quali metodologie, con quali modelli di business. A questo punto noi possiamo fa fare, diciamo, chiarire anche come il mondo delle tutele, qui per semplificare, diritto d'autore, privacy e tutela del patrimonio culturale, interagiscono con questo nuovo mondo. Allora, sul tema delle regole per le riproduzioni delle immagini del patrimonio culturale, dico soprattutto per Andrew Ellis, che non vorrei che andasse via da questo panel pensando che in Italia le riproduzioni dei beni culturali si pagano solamente, si possono chiedere dei canoni solo per gli usi commerciali puri, quindi gli sfruttamenti, pensiamo alla pubblicità, al merchandising, alla rivendita anche di beni. Il patrimonio culturale, tutti i dati del patrimonio culturale, tutte le immagini sono assolutamente libere per i riusi scientifici, divulgativi, creativi. Quindi è solo lo sfruttamento commerciale puro che è regolamentato, che non significa che è vietato, questo è bene precisarlo. C'è in Italia ovviamente un movimento, diciamo, di opinione che chiede fortemente che anche gli usi commerciali vengano liberalizzati, come è stato fatto da diversi musei dell'Europa, anche fuori dall'Europa. Su questo, quindi c'è questo, ci viene chiesto di fare questo ulteriore passaggio e su questo il Ministero ha una posizione abbastanza chiara, nel senso che riteniamo che le licenze Creative Commons che lavorano sul diritto d'autore non possano assumere in sé anche tutto il resto della normativa e quindi il fatto che i riusi commerciali siano regolamentati,
non impedisce alle licenze Creative Commons di fare il loro lavoro. Ovviamente siamo un'umanità in cammino e quindi come Ministero ci stiamo interrogando se effettivamente la liberalizzazione anche per gli sfruttamenti commerciali delle riproduzioni dei beni culturali sia una soluzione adeguata al nostro sistema, alle nostre istituzioni e al nostro livello tecnologico. Siamo preoccupati che non si creino asimmetrie, perché il mondo tecnologico è molto asimmetrico in questo momento e l'abbiamo visto anche dalle presentazioni di oggi. Quindi istituiremo i gruppi di lavoro, come ci viene chiesto anche dalla Commissione Cultura, ma è un'esigenza anche nostra. Questo confronto avverrà in due fasi. Prima cerchiamo di capire quali sono tutti gli spazi che la normativa attuale, tutta la normativa, privacy, beni, diritto d'autore, beni culturali, consente, che è uno spazio amplissimo, e quindi cercheremo di portare, diciamo, tutti gli istituti ad avere un'unica interpretazione, quindi occupando tutti gli spazi che il quadro legislativo attuale ci lascia. E poi una seconda fase, cominceremo a ragionare se quali modelli di sviluppo si possono aprire e a vantaggio di chi, con la liberalizzazione completa anche dei riusi commerciali. Su questo però, poi concludo, devo dire che la comunità europea nella direttiva PSI, Public Sector Information, non esclude assolutamente il fatto che si possano pagare dei corrispettivi per il riutilizzo dei patrimoni informativi di musei, archivi e biblioteche, perché la Commissione europea è perfettamente consapevole di quanto sia oneroso produrre dati di qualità sul patrimonio culturale. Quindi io non credo, l'ho detto anche di recente, l'ho detto in Commissione Cultura, in un'audizione, non credo che semplicemente girando la chiavetta di una licenza, facendo scomparire la parola not commercial nelle licenze Creative Commons, automaticamente si genera valore. Bisogna appunto che tutto il percorso che io ho delineato sia chiaramente condiviso da tutti, e tutti possano accedere in ugual modo alle possibilità e potenzialità che il digitale ci apre, che sono obiettivamente sconfinate. Grazie. Grazie mille Laura Moro, ma in realtà grazie a tutti e tutte le persone che sono intervenute oggi, perché hanno delineato un panorama interessantissimo dove emergono personalmente dei concetti chiave, soprattutto in termini di accessibilità e messa in ascolto di un pubblico eterogeneo. Mi ha fatto piacere ascoltare riflessioni rispetto ai giovani, rispetto alla necessità di ascoltare, come diceva Alessandro Bollo, il pubblico ancor prima di intervenire, o come diceva Laura Fornara, di utilizzare gli archivi come strumento di consapevolezza. Quindi davvero io sono grata di avervi ascoltate, e mi sarebbe piaciuto farvi parlare di più e interagire di più, la piattaforma non ce lo permette, ma io ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato e niente, vi saluto, grazie mille.